Ciao, in questo video vedremo come fare un piccolo PCB con i fori castellati. Ho trovato questa bella guida sul sito di JLC PCB, di cui trovi il link sotto in descrizione. Questa qui è la versione tradotta in italiano, l'originale è in inglese. I fori castellati sono quelli che vedi qui. Sono dei fori fatti sui bordi della scheda che consentono, come vedi qui, la saldatura come se fosse un componente SMD, saldatura sui bordi. Qui fa vedere i difetti che si possono creare se non vengono fatti correttamente le procedure. La procedura per fare questi fori castellati è prima fare i fori normalmente, come se fossero dei fori normalissimi, poi entrare con la fresa qui, però non tagliando tutta la scheda, ma facendo un lavoro di questo tipo, prenderla a punti, in più punti diversi. Ad esempio, con la fresa A che ruota a destra, andare verso destra, e con la fresa B che ruota verso sinistra, andare verso sinistra, in maniera, stessa cosa fa vedere qua, in maniera che questi bordi qui non vengano rovinati. O usano le punte sinistrose, oppure girano il PCB dal lato opposto e fanno due lavorazioni. Infatti, la lavorazione dei fori castellati ha un costo aggiuntivo, che poi vedremo sul loro sito. Si potrebbe provare a non richiederla, ma c'è il rischio che vengano generate queste cose qua. Dopo a mano andrebbero rimosse. L'esecuzione non sarà dei migliori. Qui probabilmente il foro non è centrato, per quello è rimasto un pezzettino di rame. Qui sotto ci sono le regole minime, ad esempio del diametro del foro e la distanza tra i fori. Lo vediamo meglio qui, che dice tra foro e foro ci deve essere un minimo di tolleranza di spazio di 0,6 mm. L'anello anulare deve essere maggiore di 0,25. Ci sono delle distanze dei bordi da rispettare. Qui vediamo le varie esecuzioni dei fori. Qui fa l'esempio dei fori tondi messi sul bordo, vanno bene. Dei pad quadrati, vanno bene. I pad tondi non centrati non vanno bene, devono essere messi al centro del bordo scheda. I pad ovali vanno bene, devono essere in centro. I pad ovali quadrati vanno bene, devono essere perpendicolari però. Paralleli no, non vanno bene. Qui fa vedere un esempio di pannellatura con lo scoring. Lo scoring va bene qui dove non c'è nulla, ma non va bene sui fori della castellatura, perché cosa succede quel lavoro qui? Bisogna farlo in questo modo. Bisogna lasciare lo spazio in maniera che la fresa può entrare e fare il suo lavoro. E anche qui, nel caso dei mouse bit, bisogna farlo in questo modo. Lo spazio qui centrale è lo stesso. Qui fa un altro esempio di fori su quattro lati, come devono essere realizzati. Andiamo sul loro sito, lo facciamo da qui, che ci sono tutti i link. Qui ci sono tutti i link. Facciamo un esempio di ordine e vediamo i prezzi. Vediamo se mi dà un prezzo 1,87 per 100 x 100 mm. Se aggiungo la castellatura, eccolo qui, castellated home, yes. Gli devo dire su quanti lati c'è la castellatura del mio PCB. Se fosse uno solo, il lato, mi aggiungono la bellezza di quasi 35 euro in più. Su due lati cambia poco, su tre lati cambia pochissimo, su quattro lati cambia poco. Quindi la castellatura da 1 a 4 lati cambia di 1-2 euro massimo. Si può tentare di farli senza la richiesta di castellatura, a rischio e pericolo, perché si possono verificare quelle cose che abbiamo visto qui all'inizio, queste. Però se accetti questi difetti risparmi i 35 euro. Una prova la farò nel prossimo ordine, magari ci metto qualche foro di castellatura finto, giusto per vedere come viene. Si chiama castellatura perché sembrano proprio i merletti di un castello. Facciamo il nostro PCB d'esempio. Io ho preparato un ATmega 32U4, che sono quelli usati da Arduino Leonardo, Arduino Micro, eccetera, che piazzeremo su un PCB e faremo due file o quattro file, adesso vediamo come siamo più comodi, di castellatura. Le ho fatte da 11 perché lui è quadrato, vediamo qui dove c'è il footprint, lui è così, quindi faremo file da 11 di castellatura. Per far questo mi conviene preparare un footprint a 11 per non star lì dopo a mano a metterli tutti. Per creare un nuovo footprint vado nella pagina principale o anche in File New, New Footprint.
gli devo dare un nome, ad esempio Fori Castellati da 11, save, prendo il mio strumento pad, lo metto sull'origine, partiamo da qui e lo editiamo. Li facciamo abbastanza grossi, da 0,8 li distanziamo a 2,54. È chiaro che con più ci avviciniamo, più dobbiamo arrivare al foro minimo dichiarato qui sulle specifiche, che è 0,6. Io non volevo andare sul minimo, ma facciamo o un 0,7 o un 0,8. 0,8 può andare bene, quindi passo in millimetri. Premendo Q sulla tastiera, seleziono il mio pad e gli dico che il diametro del foro è 0,6. È placato all'interno, quindi è metallizzato. Non è rotondo, ma lo facciamo rettangolare. Ripassiamo un attimo i pollici. Lo facciamo da 45, ma al contrario, magari 60 per 45. Possiamo fare anche di più di 60, facciamo 65. Perché dopo qui va tagliato e questo è quello che rimane. Facciamo anche 70. Ok, adesso dobbiamo copiarli. Spostiamo magari la griglia, che qui è comoda, la griglia da 100 mils, perché li facciamo a passo 2,54, la facciamo griglia, così la vediamo bene. Quindi ricopio, faccio K, me lo metto a pieno schermo. Il mio simbolo di footprint è finito. Se voglio mettergli qualcosa di grafico lo posso fare, però è sufficiente così. L'origine è sul pin 1, salviamo e ritorniamo sullo schematico. Generiamo il PCB. Un'altra cosa, bisogna associare ai 4 strip, cambiare il footprint. Quindi il footprint non è questo, ma è personal, Fori Castellati. Facciamo un update, salviamo, siamo pronti di generare il nostro PCB. Da qui aggiunge il micro 1 e 4 Fori Castellati, mettiamo il micro, piazzo il mio contorno rettangolo, sta violando le regole. Quindi dovremmo andare su Design Rule, Board Outline, metterlo tutto a 0. A questo punto possiamo procedere allo sbroglio di tutte le piste. Il risultato bisogna togliere dal 3D. Per rimuovere il 3D model lo puoi fare selezionando il componente e qui dove c'è 3D model c'è la X, lo disassoci. Se io lo vado a vedere adesso in 3D, ho il mio circuito, sembra grandissimo, ma se lo vado a misurare facendo Alt M sono 30 mm, è un quadratino 30x30. Ovviamente se faccio i pad più vicini lo posso fare molto più piccolo. E sono passo 2,54, si potrebbe farli a passo 2 e il quadratino si rimpicciolirebbe. Appunto qui potrei esportare o tentare di fare un order, che non sempre funziona direttamente. Vediamo un po', order PCB, non è sbrogliato, vabbè, è giusto per fare una prova. Ma volevo vedere se loro si accorgono che ci sono i fori castellati oppure no. No, cioè se io non seleziono dei fori castellati me lo lavorano normalmente. 1,87, vado a vedere il Gerber Viewer, qui c'era anche il 3D. Perfetto. Ecco, una cosa importante quando si tirano le piste è che ci sia sempre quello spazio qui, perché se dopo bisogna fare i teardrop, se io entro così non va bene, ci deve essere sempre un minimo spazio qua. Se io qui faccio tool teardrop, lasciamo pure tutti, vedi, se io questo qui lo portavo così, tool teardrop, lo fa ma non è bello. La regola è entrare sempre nel modo giusto. Ok, questo video sui fori castellati è finito. Mettimi un mi piace e iscriviti al canale se non l'ho ancora fatto. Ci vediamo, sentiamo al prossimo video. Ciao!